Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Zona Franca, la rubrica web di Tarantini Time e Grottaglie Time. Questa sera ci troviamo ancora una volta a Grottaglie e il nostro ospite è, direi, davvero un bell'ospite. Proprio esteticamente una bellissima donna, è con noi Carmen Galeone. Buonasera a tutti. Allora, Carmen è un'artista grottagliese e, come possiamo vedere, ha avuto questa splendida idea di iniziare a dipingere sullo stricaturo, che, come sapete tutti, è un vecchio arnese usato per lo più tanti anni fa per il bucato, dove si usava appunto strofinare con forza per pulire appunto tutte le robe. Allora, Carmen, come ti è venuta proprio questa idea? Come mai hai scelto proprio lo stricaturo? Allora, è nata insomma un po' per caso, perché insomma io adoro girare per i mercatini dell'antiquariato, no, la domenica mattina. Quindi ricordo di averne visto uno e di volerlo comprare. Poi mio marito mi disse: sai che c'è, anziché comprarlo ce n'ha uno mia madre, che era praticamente questo qui. Mia suocera comunque lo usava e mio marito praticamente lo usava come base d'appoggio quando usciva dalla doccia, quindi lo metteva dalla parte di dietro. E niente, ho iniziato a fare, vabbè, io dipingo da quando ero bambina. Hai fatto l'istituto d'arte? Ho fatto l'istituto d'arte, però ho questa passione da, avrò avuto 2 anni, insomma, quindi già coloravo colori e cose. E quindi, insomma, ho fatto tanti quadri nel corso, insomma, degli anni. E, insomma, è nata questa cosa qua di dover partecipare a una mostra, il cui tema era acqua e cibo. Quindi ho pensato bene che per rappresentare l'acqua andava bene lo stricaturo. E chiaramente era un periodo che io dipingevo i fichi d'India, infatti molti mi definivano la regina dei fichi d'India, e quindi è nato insomma il primo stricaturo. Poi da lì chiaramente insomma ci sono state diverse persone, insomma commercianti, che hanno voluto che io facessi tipo il logo del negozio sullo stricaturo, e quindi da lì da cosa nasce cosa. Ecco, quindi hai parlato del fatto che si possono appunto personalizzare questi stricaturi, quindi come possono nel caso contattarti per appunto ordinarti, magari commissionarti delle bomboniere o delle idee regalo? Allora, io intanto insomma possono, ci sono già insomma persone che seguono la pagina sia Facebook che insomma su Instagram, lo stricaturo. E niente, tranquillamente possono insomma rivolgersi attraverso queste pagine. Comunque c'è chi magari attraverso insomma i social, Messenger piuttosto che WhatsApp, insomma si fanno dare il mio numero e quindi tranquillamente mi possono contattare. Allora Carmen, noi ti dobbiamo dire che sei bravissima, ma ti senti apprezzata a Grottaglie? A Grottaglie, beh sì. C'è l'apprezzamento che hai gradito di più e la critica invece che magari ti ha ferita? Allora, la critica che mi ha ferito di più, no, forse non ce ne sono state. E apprezzamenti invece ce ne sono stati tanti, insomma, da intanto a cominciare da, insomma, dalla famiglia. Quindi insomma dall'apprezzamento di mio marito piuttosto che insomma da mia sorella, da mia madre, mia cognata. E poi gli apprezzamenti più belli sono quelli che ricevo dai miei professori dell'istituto d'arte. Qual è la cosa che ti piace di più dipingere e qualora dovessi avere un cliente illustre, chi vorresti che fosse? Allora, quello che mi piace dipingere di più, senza dubbio, è insomma la natura, il paesaggio, la frutta, tutto ciò che rappresenta insomma la nostra Puglia. E come personaggio illustre, guarda, ti direi sempre uno dei miei professori, insomma per me è un punto di riferimento e lui lo sa bene, Antonio Caramia. Quindi io come riferimento nell'arte, a livello anche umano e professionale, io insomma punterei su di lui. Beh, anche Antonio Caramia è un grande artista grottagliese, peraltro molto originale. Vedremo di contattarlo presto, così magari gli mandiamo proprio di persona i tuoi saluti. Carmen, che dirti, che cosa fai però nella vita, a parte dipingere? Faccio la mamma a tempo pieno, quindi insomma è quello che mi realizza di più, che mi soddisfa di più assolutamente. Ed è proprio da lì, dall'essere mamma, che insomma trovo l'ispirazione ogni giorno e chiaramente la forza di insomma andare avanti e di fare tutto quello che faccio, insomma, con la passione e con l'amore che insomma mi porto da quando ero piccolina.
Allora Carmen, ovviamente questa forse è una domanda di rito che magari ti hanno fatto tutti. Inquadrala per bene, Cosimo. Come potete vedere, a parte di essere una bella donna, ha anche dei tratti somatici molto simili ad un'altra persona che conosciamo benissimo. Bene, Carmen è la sorella della nostra velina grottaiese Lucia Galeone. C'è anche una certa somiglianza, direi. Bene, Carmen, tu sei bellissima comunque. Tu hai comunque sognato mai una vita diversa o avresti voluto vivere altrove? No, io ho sempre sognato di fare quello che faccio, insomma. Poi avere la fortuna che fare della passione, del hobby, cioè la mia ragione di vita proprio. Quindi non potrei fare a meno, insomma, di dipingere, di usare i pennelli. Complimenti Carmen, io vorrei invitare tutti coloro che ci seguono, i nostri lettori, a comprare Made Italy, ma anche Made Grottaie, perché come avete visto, come vi stiamo dimostrando in tutte queste puntate della nostra rubrica, ci sono davvero tanti manufatti, tante opere che non c'è bisogno, no, di andare a comprare altrove, stampe, riproduzioni, magari pagarle anche il triplo, quando noi abbiamo una manifattura veramente originale, precisa, perché escono tutti per lo più dall'istituto d'arte, quindi non parliamo di sprovveduti, quindi acquistiamo Made in Grottaie, perché davvero l'arte del nostro paese è davvero tanto, vero? Sì. No, bisogna secondo me puntare sul fatto a mano, sul dipinto a mano, perché intanto sono pezzi originali e pezzi unici, quindi. Bene, si avvicina Natale, contattate la nostra Carmen come qualsiasi altro artista di grottaglie. Noi comunque vi aspettiamo per la prossima puntata di Zona Franca. Grazie per essere stati con noi anche questa sera. Alla prossima.